Ilaria di Donato, con il nome spirituale di Samia. Fasce colorimetriche e reiki, come si sposano e in che direzione agiscono? Il reiki, in abbinamento al mio progetto, che è il progetto dei colori dell'anima, io lo utilizzo con le fasce colorimetriche. Le fasce colorimetriche sono 7 fasce dei 7 colori dei chakra, quindi rosso per il primo chakra, arancio per il secondo, giallo per il terzo, verde per il quarto, il quinto blu, il sesto è indaco e il settimo è violetto. C'è una fascia che viene usata, diciamo, quando si va a lavorare anche sugli stati mentali, quindi si fa un trattamento anche mentale, ed è la fascia color oro, che è il colore della Kundalini. Le fasce colorimetriche sono fasce di tessuto in cotone egiziano che vengono posizionate sui 7 chakra per aumentare l'energia della persona, proprio in corrispondenza dei chakra. Può essere fatto il trattamento base di equilibratura, quindi primo, settimo, secondo e con il sesto, eccetera. Può essere fatto un trattamento su un unico chakra con un'unica fascia colorimetrica e può essere fatto il trattamento mentale. Diciamo che i colori aumentano l'energia vibrazionale e fanno entrare la persona in uno stato ancora più importante e più profondo. Quindi io uso solitamente queste fasce per aumentare l'effetto e prolungare l'effetto attraverso le vibrazioni dei colori anche nei giorni successivi. Quindi è uno stato che può ancora essere utilizzato nei giorni successivi al trattamento. Perché questa sperimentazione? Beh, fondamentalmente perché quando ho cominciato a lavorare con i colori e con il Reiki ho detto ok, mi piace il Reiki, lo adoro, però vorrei aggiungere una parte colorimetrica, quindi il colore però inteso come colore che proviene da una sorgente, in questo caso di luce, che attocca un oggetto, in questo caso la persona, e poi si sposta su un altro piano che è quello dell'osservazione o, diciamo, in quel caso, del lavoro sui corpi sottili. Quindi ho deciso di dare un tocco personale, un trattamento nuovo. Io ho fatto prima tante sperimentazioni su diversi tipi di tessuti, si potevano utilizzare. Poi ho cominciato le sperimentazioni sui singoli chakra e poi ho perfezionato il metodo con l'equilibratura. Quindi il trattamento di equilibratura, che dura circa 30 minuti, ha un effetto ancora più rilassante e più omogeneo, sia di allineamento sia di armonizzazione. E quindi, diciamo, la sperimentazione con i tessuti è venuta perché io cercavo qualcosa di più e volevo perfezionarlo e unirlo e fonderlo con il mio progetto dei colori.